Addio mio, fammi entrare, per cortesia, fammi entrare. Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Sons of the come chiama? Non riesco a dirlo. Sons of the Forest. Oh, ok. Signori, che cosa è successo? Nell'ultimo episodio ci siamo salutati con diciamo una strage di nemici. Abbiamo trovato l'arco che abbiamo attualmente in mano. In vostra assenza mi sono girato tipo chilometri e chilometri di mappa, veramente tendo chilometri, le spiagge così, ma a vuoto. Sono addirittura salito sulle montagne e non ho trovato un cazzo, raga. Adesso ho iniziato l'episodio proprio in questo segnale che ho raggiunto, vicino al lago grosso dove c'era la caverna inutile. C'è un altro segnale e spero veramente che qua ci sia qualcosa e che non sia l'ennesima caverna che ha solo una stanza. Andiamo con molta cautela. Oh, ma è un altro coso, un altro bunker. Sì. Ok, qua fortunatamente la luce più o meno c'è. Sono tutti bunker diversi, raga, tutti laboratori diversi. Sta cazzo di tessera, chissà come minchia si procura. Sotto non posso andare. Speriamo sopra ci sia qualcosa. Qua è crollato, quindi è inaccessibile. E questa porta è chiusa. C'è Madonna. Madonna, porca di quella puttana. Il mio viaggio, fuori c'è il diluvio, è pieno di indigeni, per quello sono subito entrato nella grotta. Seguirei il mio viaggio verso il ping viola che si trova da quella direzione. Ma io praticamente sto girando, non so se sto girando in tondo. Onestamente non so se questo qui è un altro lago, raga. Sapete che non è lo stesso lago? Quella caverna che abbiamo davanti è una caverna sacra. Non ci siamo stati. Ho confuso questo lago con il lago in cui siamo stati nello scorso episodio. Invece non è così, perché c'erano due caverne accanto. Attenzione, cazzo, è Geraldo. Geraldo, mi lasci. C'aveva due caverne vicine. Qua invece ne vedo una sola. E in più il lago è seguito da un fiume molto più sottile. Non dovrebbe essere questa, però vediamo, entriamo. Magari mi sbaglio. Oh, ehi, cazzo ti permetti? Piace? Una freccia nei coglioni? Vuoi una in bocca? Ho fatto pezzare 50 frecce. E mi ha tolto due parti d'armatura. Mi ha tolto sto bastardo. Vabbè, che abbiamo comunque di scorta. Se vi faccio vedere tutte le scorte che ho fatto, faccio proprio schifo a livello di armatura. Guardate qua. Due ce li mettiamo. Ne abbiamo altre 5. Abbiamo 4 di queste. Armatura inquietante. Ne abbiamo 4 pezzi. Quindi siamo abbastanza messi bene. Le molotov avevamo trovato, il silenziatore, le varie cose, raga, per darla a quella ragazza. Io spero che ricaricando il gioco poi mi ritornano gli accessori, ma non ho nessun accessorio della pistola quando avevo la torcia, il binario e il silenziatore. Così attraversiamo questo lago e arriviamo fino alla caverna, sperando che sia veramente una caverna dove non siamo stati. Ok, ci intrufoliamo dentro la caverna. Non vedo un cazzo. Devo togliermi le pinne, raga. Aspettatemi. Non vedo un cazzo. Accendi la torcia. Ma mi sa che c'eravamo stati, raga. No. Però è sempre un'altra cazzo di caverna stra inutile. Ma allora, o la mappa è gigante o io veramente sto girando in tondo. Perché io sono salito sulle montagne e c'era una caverna, ma non era vicino a un fiume. Era proprio sopra le montagne. Che io avevo addirittura startato l'episodio, vi dirò, però poi l'ho interrotto perché esplorando così non c'era un cazzo. E quindi alla fine, dato che dovevo fare altre 2000 ore di registrazione senza trovare niente, fondamentalmente l'ho staccato. Adesso però non voglio staccarla sta registrazione, voglio cercare di raggiungere quella caverna lì del fiume. Se non c'è niente tiriamo dritto verso i ping viola. Il nostro obiettivo è arrivare al ping viola, dove qualcosa c'è sicuramente. Allora,
Comunque la mappa penso sia proprio enorme, perché questa qui è una zona dove non sono stato, quindi ce n'è un'altra indietro, zona innevata. Io ho pure perso dove è casa mia, non ritorneremo mai a casa probabilmente. Comunque vi faccio vedere qua la sportività del 2023. Siamo così. Oppala! Ah, e non ci facciamo un cazzo, signore. Sani come un pesce. Sai che ce la fai, soldato? Io andrei sempre al risparmio. Dovrei andarci sempre di mazza. Poi se la situazione si mette male abbiamo la pistola o l'arco, che è qua sopra. Sa che è un'altra caverna inutile, eh? Avevo già incontrato una caverna simile così, che poi entravi e non c'era un cazzo. C'è solo le classiche cose per recuperare un po' di risorse. Esatto, eh. Mannaggia. Una bottiglia, stoffa, corde in quantità industriali. Abbiamo un'altra caverna là sopra. Oddio. Ecco, vedi, questa qui praticamente è la stessa cosa. Cioè, come ho trovato risorse nella caverna, le trovo anche qui. Solo che qua non so perché. Aspetta, questa la mangio, se no mi manca un briciolo di vita. Queste le mangio pure, che c'ho un po' di fame. Però non so perché queste cose tipo non te le segna gli accampamenti, mentre la caverna sì, cioè vedo il motivo. Questi erano tutti alpinisti, venivano qua penso a sciare, a fare robe. È stato il momento di tentare la morte e buttarci male. Che puttana, però in questo modo arriviamo subito. Madonna mia, nella caverna. Aia, porca puttana, eccoci arrivati, raga. Oddio mio. Il lancio della vita, raga, abbiamo fatto. Questo lago è congelato. Allora, qua ci abbiamo una caverna dove si accampavano. Ecco, il fatto che ci siano sempre degli accampamenti non indigeni e nemmeno di gente del passato. Perché se avete fatto caso, ci sono due tipi di accampamenti. Ci sono sia questi che si vede che sono accampamenti moderni, mentre ci sono pure accampamenti molto più antiche, diciamo, tende molto più vecchie, roba molto più vecchia. Le stesse tende che si vedono anche su The Forest 1. Questo fa pensare. Mamma mia, ma come posso essere full di qualsiasi roba? Questo fa pensare, raga, che queste persone qui, in questo caso, si accampavano vicino alle caverne anche come una sorta di riparo. Io direi, a questo punto, mi sono rotto il cazzo. Ma aspetta, qua c'è una caverna e un'icona di casa. In teoria, non mi dire che sono ritornato a casa facendo sto giro, perché veramente. Dio, si vola! Porca puttana, raga. Il bello che il personaggio tipo fa i suoni come se si sta facendo male, ma si fa un cazzo, cioè, come vedete non mi tolgo nessun tipo di danno. Io dovrei fermarmi per capirlo. Ecco. Ormai escono dalle caverne pure. Bene, questo è l'accampamento dove abbiamo trovato la fionda, quindi è un accampamento già esplorato. O vediamo su quest'altro segnale qua e poi torniamo a casa. Ora, questo qui dubito sia il pompa, non può essere. O forse sì, perché comunque il pompa l'abbiamo trovato. C'era la neve. Quindi adesso non è che lo so se questo sarà il pompa. Tra l'altro ho cercato pure il macete su quella spiaggia che mi ricordavo e manco l'ho trovato. E spero semplicemente di trovare la tessera, perché se troviamo comunque quella cazzo di tessera da qualche parte, possiamo visitare tutti i posti di questo tipo. Sai che è pure notte. Madò, mi hai fatto cagare. Cazzo sei che non ti vedo? Non vedo niente. Che, ma non fa luce di un cazzo sta roba. Comunque un'altra cosa che mi viene da pensare è, anche se queste cose sono fatte da persone non indigene,
Cioè, a quale scopo? Perché creare dei bunker? C'è un cadavere. Azioni calibro 9. Che culo, ci siamo recuperati quelli che avevamo perso. Sempre robot della polizia. Scarichi, un nastro. Minatori morti. Minatori morti ovunque, raga. C'è pure una musica soft. Oh, questa è la prima volta che troviamo dei bimbi sudati. Attenzione, raga. Ok, bimbi sudati eliminati. Aia, vaffanculo. Giusto per levarmi il pezzo di armatura, raga. Del filo, ho recuperato le frecce. Qua ci sono vari attrezzi, resina. Ok, possiamo solo entrare in questo appartamento. Del cibo. Giusto per curiosità, no? Questa è una cosa che si deve fare su The Forest. Ma posso costruire un falò nel divano? Ok. No, guarda l'allarme antincendio. Che figata. No, non ci credo, raga, ho trovato una tessera. Un'email. Chi di voi sa l'inglese? Insomma, traduca. Mirino laser. E io ho perso tutto. Madonna. Intanto qua abbiamo un'altra stampante dove io farei altro tessuto tecnico nel frattempo. Comunque abbiamo trovato la tessera, raga, quanto vale questo? Niente. Libro. Oh, ho trovato pantalon, un abito. Si è buggato tipo tutto. Qua possiamo salvare. E niente, raga, quindi io vi saluto per questo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con The Forest, dove proviamo a fare roba interessante. Alla prossima, per me. Ciao.